Ma bella a tutti ragazzi, eccoci qua oggi in un nuovo video di Il Badu. Oggi ragazzi andremo a fare il primo video di quest'anno, di quest'estate diciamo, sul mercato. Perché me l'avete chiesto in molti in direct e appunto ho fatto anche un sondaggio sulla pagina Instagram. Da tutti è stato ben preso, è stato accettato da moltissimi ed adesso inizierò per quest'estate a cercare di portarvi delle anticipazioni oppure di confermarvi delle trattative che si sentono già sui vari quotidiani e vari giornali. Oggi vorrei partire perché comunque prima del mercato la squadra non si può fare se non si ha l'allenatore. Di conseguenza bisogna seguire appunto le direttive che questo allenatore ti andrà a dare. E andrò a dare, diciamo, per alcuni scoop forse, ma per altre squadre comunque sono solo delle riconferme e andrò a parlare dei nuovi allenatori che a mio parere saranno, che secondo altre fonti che ho, saranno di Inter, Juve e Milan. Prima di tutto partiamo dall'Inter. L'Inter che sembra veramente a un passo da Antonio Conte, logicamente molto dipende dalla qualifica in Champions, che però sembra a portata di mano per i nerazzurri, sembra veramente molto vicina. Il contratto per Antonio Conte si aggirerà sugli 8 milioni di euro, non diffidate dai giornali che alcuni dicono 11, alcuni dicono 5, no, dovrebbe essere sugli 8 milioni di euro, inoltre con ingresso in società di Oriali, Lelo Oriali che è stato uno di quelli che ha seguito sempre Conte dalla Pro di Nazionale, che appunto si trovano molto bene in sintonia, anche per Lelo Oriali arriverà un ricco contratto, anche se solamente diciamo un secondo rispetto a Conte. È stato molto importante il lavoro di Marotta che sta iniziando a dare i suoi primi frutti, appunto perché questo è forse l'allenatore che da molti anni che l'Inter cerca, un allenatore col profilo internazionale, con la voglia di vincere, con carattere. E appunto Suning ha dato l'ok e Spalletti sarà esonerato. Non ci sono problemi come molti altri giornali scrivevano per i fatidici 20 milioni nel cambio di allenatore, perché appunto a Spalletti spetta una grande buona uscita. A mio parere comunque per Spalletti non sarà difficile trovare una squadra, trovare un'altra squadra, perciò di conseguenza la buona uscita non verrà neanche liquidata, diciamo, data tutta da parte dell'Inter, ma solo una buona parte. Perché appunto, secondo me, Spalletti molto presto troverà un'altra squadra a cui accasare. Dopo l'Inter, invece, andremo a parlare della Juventus. La Juventus, invece, sono veramente altissime probabilità che resti Allegri. Agnelli vorrebbe anche cambiare, ma cambierebbe solo per un top allenatore, uno dei migliori, se non il migliore, cioè Pep Guardiola. Quello è il suo sogno, quello è quello che cercherà di portare in nei prossimi mesi o forse per l'anno prossimo, non si sa, ma è quello che vuole portare lui a Torino. Ed è ciò che in quest'estate non è possibile, appunto perché ha ancora un contratto con Manchester City, è ancora legato con questa squadra e alla fine sta bene. Si parlava molto di Conte, che come abbiamo detto prima è molto vicino all'Inter, ma Conte sicuramente, almeno a mio parere, sicuramente non andrà alla Juventus, perché Agnelli e appunto il Conte, il tecnico salentino, hanno litigato quando lasciò per la prima volta Juventus nel lontano 2015. Hanno litigato veramente molto, si sono aperte delle grandi divergenze tra loro due perché il modo in cui Conte ha lasciato la Juventus non è piaciuto per niente ad Agnelli. Perciò l'allenatore della Juve rimarrà sicuramente o molto probabilmente Allegri, salvo imprevisti, e soprattutto perché se deve cambiare allenatore, Agnelli appunto vuole un top, vuole il migliore che ci sia. Dopo la Juventus invece parleremo della seconda squadra di Milano, cioè l'ultima di questo video, di questo primo video sul mercato. Parleremo del Milan. Il Milan ha ancora una situazione molto indecisa, a mio parere. Anche se nelle ultime ore il nome di Di Francesco è quello che sta scalando la classifica maggiormente, perché Gasperini era uno dei profili su cui si sondava, però comunque con l'arrivo in Champions dell'Atalanta probabilmente non penso voglia lasciare una squadra con cui ha fatto un percorso e con cui lo potrebbe coronare quest'anno. Invece Gattuso ormai è in via di uscita, però a mio parere il problema del Milan principalmente non è neanche tanto l'allenatore che molti dicono, ora non sta dando un gioco, non riesce a far giocare bene i suoi giocatori, non riesce appunto a vincere le partite ma giocando bene, ma di solito vince sempre malamente.
E questo è il problema che gli affibbiano molti milanisti, cioè non essere riusciti a dare un gioco, soltanto che secondo me fino a quando mancheranno le componenti al Milan, perché al Milan principalmente mancano i giocatori, poi una volta che arriveranno i giocatori, di conseguenza l'allenatore può anche dire la sua, può anche diciamo metterli a posto, perché proprio non diciamo, oppure sceglierli. Però comunque devi avere un progetto, diciamo, con un certo allenatore, devi iniziare a questo progetto e poi comprare tutti i giocatori che ti servono per arrivare agli obiettivi, cioè all'arrivo in Champions, perché quest'anno inizia a risultare difficile. Ok, sono solo 3 punti, mancano 3 giornate, però sinceramente io l'Atalanta la vedo un passo avanti, non penso, cioè la vedo comunque sia l'Inter che l'Atalanta le vedo favorite, poi sicuramente, ora l'ho detto, verrò smentito. Poi prendere i giocatori, perché a centrocampo il Milan ha delle lacune paurosissime a mio parere, veramente siamo in alto mare. Giocare con Bakayoko, che vabbè ora ha litigato addirittura con Gattuso, sicuramente se andrà via non verrà riscattato. Giocare con Bakayoko, che sì, non è proprio il massimo, non possono impostare un gioco, serve un regista basso e serve subito Suso, un giocatore che se è in forma è bravo, però è discontinuo, c'è la Noglu, idem. E appunto se non arrivano, diciamo, i nomi, se non arrivano i giocatori subito dopo l'arrivo del mister, perché il mister deve scegliere i nomi che gli interessano, però comunque devono essere affiancati da dei top player, non dei mezzi giocatori, oppure da dei nomi buoni in prospettiva. Ci vogliono subito dei top player per puntare subito già alla Champions League, per puntare a esaudire degli obiettivi, se no è normale accontentarsi queste stagioni. Questo è tutto per questo video, primo video sul mercato. Seguitemi sempre su Instagram, perché lì arrivano le novità inizialmente e poi appunto i sondaggi su cui scegliere i nuovi video, i nuovi target, quello che più vi può piacere. Ci vediamo alla prossima ragazzi con un nuovo video del Badu. Per oggi è tutto, ciao ragazzi.